Sul circuito di Daytona in Florida, come a Le Mans in Francia, sono i cronografi della Maison Rolex a cronometrare le 24 ore della gara legata alla storia di quello che diventerà l'orologio mito di tutti i collezionisti. La sua popolarità risale alla fine degli anni 60, quando un attore di successo di Hollywood e appassionato di corse lo indossa in un film, The Winning, diventando così per tutti il Rolex Daytona Polyuna. I modelli prodotti fino al 1988 erano a carica manuale. Nel 1989 la Maison trasforma il Daytona, creando il primo automatico con movimento Zenith. Grande versatilità per questo modello, che può essere indossato su diversi tipi di abbigliamento, dallo sportivo all'elegante, nelle diverse versioni, in acciaio, acciaio oro e oro. Con l'inizio del nuovo millennio, la Rolex ha ulteriormente rinnovato il cronografo nel design, ma soprattutto costruendo totalmente la parte meccanica, continuando così ad alimentare una passione ed un sogno per tutti i collezionisti.